Che piacere averlo nella mia azienda, la nostra azienda. Che meraviglia, che meraviglia. Tre e mezza, tre e mezza. Siamo qua. Ci prendiamo il caffè e si parte per le varie destinazioni. Sì, sì, sì. Questo furgone, poi ognuno di questo, una di mattina, ha una sua destinazione, che siamo Ragusa, Trapani, Catania, insomma, passa per la Sicilia. Tutta la Sicilia? Sì, 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 sì. Abbiamo oggi noi persone, cantiere in varie poste della Sicilia. Eppure oltre, stiamo pensando pure all'Italia. Che ci sono delle società che ci hanno contattati per dei lavori pure Calabria, Puglia. Cominciamo ad allargarci. Mio padre è andato a lavorare a Libertinia con la famiglia Tusa, originaria di Mistretta, facendo il contadino, lavorando là in un'azienda agri-zootecnica, avendo avuto l'esigenza di trasferirsi là, in quanto qua a Castel di Lucio non riusciva più a mandare avanti la famiglia. Quindi io sono nato là e io da lì cominciai ad avere dei ricordi a Libertinia, questo paesino in provincia di Catania, frazione di Ramacca, situato vicino Castel di Utica, ecco, vicino Catania Nuova, dove là noi, in un contesto di un paesino di, ripeto, 30-40 famiglie, eravamo una famiglia povera, una famiglia dove io ricordo bene la domenica, quando i genitori davano 100 lire, 200 lire, questa è la mia storia, padre Michele, per andare a comprare gelato, io lo andavo a comprare con l'uovo. Significa che io facevo, mia mamma, la mia seconda mamma, ok, mi dava due uova e in cambio la bottega là di turno mi dava il gelato, un gelato, ecco. E poi piano piano, io ho fatto là fino alla quarta elementare, e poi mio padre si è trasferito a Castel di Lucio, dove io qua a Castel di Lucio ho fatto la classe quinta e poi le scuole medie. Io ho lavorato con due o tre imprese del territorio, sì. Fino a 31 anni? Fino a 31 anni, sì. Quando? Sì. Esattamente il 6 aprile del 96 mi viene un'idea. L'idea era quella, e non le nascondo, che avevo avuto qualche possibilità di essere assunto, perché io subito mi sono preso le patenti di guida, no? Avevo fatto dei concorsi pure per essere assunto in qualche posto pubblico, tipo Aste, ATM, no? E una volta avevo già vinto il concorso e l'ho rifiutato perché era mia intenzione lavorare in proprio, farmi un'azienda per conto mio, e quindi ce l'avevo già come idea sin da piccolo. Ecco. Ecco. E quali sono stati gli inizi dell'azienda? Bene, gli inizi dell'azienda sono stati nel 96. Ho comprato un camion per lavorare in proprio, per conto mio, che era il mio sogno, che io maturavo sin da piccolo. E questo camion che vedete qua, che poi i miei figli mi hanno fatto un regalo del modellino preciso come quello che era di fatto l'origine del lavoro. Ecco. E là ci sono altri ricordi, vogliamo vederli. Là, come vedete, c'è la valigia che mio padre ha portato dalla guerra, perché mio padre ha fatto la guerra, la seconda guerra mondiale del 40-45. Mio padre, quella è la valigia che è stato prigioniero in Africa, è venuto con quella valigia. Quello è un angolo che non voglio toccato, quindi c'è il camion che è stato il mio primo mezzo, e come vedete c'è un paleolico che, devo dire, grazie oggi a questi lavori l'azienda che è cresciuta, si è sviluppata e ci porta fino a qua. Come vedete sotto ci sono pure, tengo sempre una foto, la foto di Falcone e Borsellino, che per me sono uomini dove noi dovremmo tutti portare rispetto e imparare
sono uomini che hanno dato la vita per la legalità. Ecco, la legalità è uno dei termini, è il baluardo dell'impresa babbana. Ecco, nonostante qualunque cosa, quindi non cedere mai a nessuna forma di ricatto. Assolutamente no, questo è il consiglio che do a tutti. La legalità deve essere il compagno di viaggio di chi fa impresa. Oggi si fa impresa, si deve fare impresa camminando con lo Stato a fianco, con la legalità. Questa è un'area che stiamo adibendo al parcheggio delle macchine degli operai. Noi stiamo ampliando l'azienda, questo è un nuovo blocco, come lei vede inizialmente siamo partiti da lì. I pannelli solari? Sì, l'abbiamo, questa nell'ondata 2011. Abbiamo realizzato questo impiantino, è un 100 kW di pannelli fotovoltaici, sì, che ci permette di abbassare il costo dell'energia, quindi la spesa dell'energia, e in più immettiamo in rete, diciamo l'energia prodotta va in rete nazionale, diciamo sono 100 kW, niente di che, però diciamo qualcosina, certo, qualcosina certo. Ci aiuta a portare alla croce. Quindi siamo partiti come una piccola azienda, come ce ne sono tanti nei nostri paesi, e poi ecco il passaggio alla grande azienda con più di 200 operai oggi. Sì, oggi l'ultima revisione è proprio quella di stamattina, perché ogni mese noi, prima di fare gli stipendi, c'è una persona che mi aggiorna della situazione, siamo con l'esattezza oggi 213. 213 operai. Ecco, come è avvenuto il salto? Bene, il salto è venuto, Padre Michele, sono due i motivi fondamentali. Uno, l'aiuto del Signore, partiamo da qua, ok? L'altro, una grande forza di volontà. E oggi io dico e lancio sempre questo messaggio, no? Ai giovani, ai miei colleghi, non è vero che in Sicilia non si può fare, nel Meridione non si può, no, si può fare, bisogna avere volontà, bisogna crederci e bisogna chiaramente fare sacrifici. Padre Michele, io sono stato io a fare l'azienda, oggi l'azienda è decollata grazie all'ingresso in azienda dei miei figli, cose che ogni genitore dovrebbe fare. Io dico sempre, lo dico a tutti parlando a chiunque, che siamo, come dire, lavoratori in proprio, quindi titolari di aziende, ai nostri figli, questo per il bene del territorio, Padre Michele, ai nostri figli, a noi corre l'obbligo di cercare di provarci, ecco, di provarci a inserirli in azienda. Grazie a Dio. I mezzi ce li abbiamo sempre impegnati, quindi il sabato è l'unico giorno che riusciamo a reperire qualche mezzo per fare lavori nostri qua in azienda. Stiamo ampliando l'azienda per capannone di ricovero mezzi. E qua verrà fatto un capannone, e mentre lì sopra abbiamo spostato la lavorazione delle pietre, perché noi qua lavoriamo la pietra, la famosa pozzerenite, che l'abbiamo da poco spostata lì sopra per chiaramente lavorare meglio con gli operai. E oltre a fare impresa facciamo pure di commercializziamo materiale per quelle cose che sono, così diciamo, non abbiamo un magazzino fornito con tanti articoli, però le cose più necessarie per soddisfare le esigenze dei clienti qua locali di Castel di Lucio.
fatto lavorazione stiamo ampliando, stiamo facendo questo nuovo capannone per la lavorazione della pietra, la famosa quarzarenite mistretta Castel di Lucio, e là abbiamo messo le macchine, prima l'avevamo in un altro posto qui sotto, l'abbiamo salito qui sopra per lavorare più comodi, per come dire, fare lavorare i ragazzi in maniera più adeguata. Questa è la pietra che arriva dalla cava, così per come la vediamo, della cava che abbiamo noi qua vicino a distanza di 4 km, e poi viene messa in quella trancia, da quella trancia avviene una prima lavorazione e poi a seguire tutte le varie lavorazioni con le varie macchine. Alla fine ci sono le scarpelline, che l'ultima lavorazione viene fatta a mano. Diciamo qua lavorano una decina di persone, dove la pietra viene commercializzata in tutto il territorio regionale e qualcosina pure fuori. Sì. Diciamo, è una pietra nostra, locale, qui di Castel di Lucio, che si addice perfettamente per vari progetti, sia lavori pubblici che pure privati. Diciamo che va molto nelle Madonie. Le Madonie, questa pietra, essendo che è una pietra quasi locale, molti cantieri, molti lavori abbiamo fornito questa pietra, e che poi molto spesso mandiamo persone di Castel di Lucio pure per montarla, per la posa in opera. E poi quasi in tutto il territorio. Chiaramente è normale, la pietra per territorio c'è la pietra locale. Questa è una pietra che va molto nel messinese, va molto nel palermitano, zona Caltanissetta, Entroterra, Enna. Normale non si monta a Catania, non si monta a Ragusa, perché là hanno le pietre locali loro. Però già fornire queste province c'è tanto lavoro. Ecco, oggi non c'è un lavoro pubblico o privato dove non c'è prevista rivestimento o pavimentazione di pietra. Quindi è un settore che cammina. Certo. La settimana tipo di Michelangelo Mammana. Bene, e allora cominciamo da lunedì. Allora, lunedì mattina, siccome, come lei ha visto, ci sono quei furgoni, sono con l'esattezza 15 furgoni che lunedì mattina, tranne un paio che rimangono in zona, partono tutti per i vari posti della Sicilia, ovunque noi abbiamo cantieri. Quindi io sono qua alle 4:15, perché a me piace vedere partire i dipendenti. Condividere con loro il caffè, perché noi abbiamo la macchinetta del caffè, e quindi io condivido il caffè con loro già lunedì mattina. Poi martedì e mercoledì sono due giorni che io di solito mi dedico, perché però noi, il grosso del nostro cantiere è zona Trapani, stiamo facendo dei lavori importanti, no? E quindi me ne vado là e ritorno martedì sera. Da martedì a venerdì la mattina mi alzo tutta mattina alle 5, perché a me piace vedere partire la mattina i dipendenti, perché è segno di vicinanza, e se oggi l'azienda ha raggiunto questi obiettivi, mi creda, padre Michele, è un merito pure e dipendente. Noi riusciamo, nella mia squadra, che è fatta, ripeto, di 200 persone, ma un 150 sono del territorio, Castel di Lucio, Mistretta, Pettineo, Motta, Tusa, Gangi, insomma, riusciamo ad avere un rapporto splendido. Significa che io li coinvolgo, sono riuscito a coinvolgerli, perché io dico sempre, l'azienda cresce se i dipendenti ci sono. E devo dire un grazie a loro, a tutta la squadra, perché mi ritengo fortunato di avere una squadra di ragazzi che l'obiettivo è unico per tutti,
raggiungere gli obiettivi, perché è importante sia per loro sia per noi come azienda, come famiglia. Ecco, quanti cantieri adesso? Ma guarda, saranno 7-8 cantieri sparsi per la Sicilia, a partire da Catania, Trapani, Troina, Gangi, insomma, in questo momento magari zona Siracusa, Ragusa. Diciamo che siamo presenti in tutto il territorio regionale. Tutta la Sicilia? Sì. E una trentina di ragazzi che sono venuti qua, ragazzini, oggi sono quarantenni, sposati, e tutti sono rimasti a Castel de Luce, ognuno di loro hanno casa di proprietà. Ecco, questo per noi, per chi fa, è un orgoglio, hai detto bene. Quindi, ecco, io il messaggio è questo: gli imprenditori devono crederci. Questo è il nostro motto, significa la sicurezza nel cantiere. Ci tengo, impongo a tutti, l'ho messo come quadro in tutti i nostri aree, in container, nell'area di cantiere, gliel'ho fatto mettere ora pure nei giubbottini, perché è mio obbligo far lavorare le persone in sicurezza per tornare ognuno di loro a casa nella sua famiglia ogni sera. Un'altra particolarità: venendo stamattina in azienda abbiamo visto che tutti i mezzi venivano ripuliti, preparati. Ecco, il sabato è un giorno particolare, mi pare. Sì, hai detto bene. Il sabato è la giornata di cui io mi dedico in azienda dalle 6 di mattina alle 5 di sera, dove abbiamo personale che a me piace lunedì mattina vedere partire i mezzi puliti, e quindi abbiamo persone che vengono apposta per lavare, pulire e preparare, per far sì che lunedì mattina si parte in buon mattino. Le mogli hanno un ruolo fondamentale nell'azienda, perché sennò non si può andare da nessuna parte. Quindi io ringrazio principalmente mia moglie, che mi sta vicino, ecco, mi sta vicino nelle mie scelte, nella mia vita di lavoro, perché padre Michele, oggi si può riuscire solo se la mia vita è fatta di lavoro. Io non lavoro per vivere, ma vivo per lavorare, ok? Quindi questo significa che lei stamattina ha visto l'azienda, io sono qua tutti i giorni della mia vita. Ai cittadini, agli imprenditori, perché padre Michele, dove c'è imprenditoria c'è economia, dove c'è economia la gente non ha motivo di andarsene. Quindi io quello che dico, oggi chi fa impresa dovrebbe avere l'obbligo di tenersi i figli con sé, perché i figli sono la continuazione dell'azienda, la continuazione dell'economia e la continuazione al non spopolamento del territorio. Sono innamorato del mio territorio, amo il mio territorio, io ovunque posso porto il territorio nei nostri cantieri. È stato veramente... Grazie anche a te. Bello. Avremo modo, appena l'azienda è completa, di questi lavori che stamattina abbiamo visto, appena l'azienda è completa, la invito di nuovo, il piacere che lei mi ha trovato di nuovo. Che potremo vedere la crescita. L'azienda completa. Sì. Per ora siamo ancora in fase di ampliamento. Dobbiamo arrivare a 1000 operai. Ci proviamo, dai. Nel nostro territorio. Mai dire mai.
con la buona volontà, con il crederci giorno dopo giorno, nulla è impossibile.